action anyway, you know. Aiutate gli altri, date la vostra esperienza, non paragonatevi, ma soprattutto non sminuiteli. Ho un po' lavorato al computer e adesso, ore 8:45, mi sto preparando il pranzo perché adesso vado in palestra e poi andrò direttamente all'università, in quanto mi devo incontrare con dei miei compagni di corso per lavorare su un progetto di gruppo e stiamo lavorando su un business game come quello che avete visto di Adidas o di Carrefour e Ferrero l'anno scorso, però questa volta di Lint, su come promuovere le barrette Excellence e come far sì che le vendite aumentino. Il pranzo che vi porterò in schiscetta consiste in un mio vecchio ma amato piatto composto da riso integrale, che io amo perché ha gusto terra, fagioli borlotti che io sbollento e non mangio crudi perché mi gonfiano, se no, fagiolini lessi e due uova che in teoria dovrebbero essermi venute alla Fashions. Quando è così molle, è un uovo alla Fashions. Buongiorno a tutti, oggi vi voglio portare con me questo mio circuito Tabata che consiste in 20 secondi di lavoro e 10 secondi di pausa. Ho deciso di fare 6 esercizi per 10 giri, 30 minuti di workout, intensissimo. Inizio con i jumping jacks, poi passo ai jump squat e qui se mi vedete a un certo punto non andare troppo a fondo perché al 7º-8º giro è davvero distruttivo e le gambe non reggono più. Terzo esercizio, kettlebell swing. Diciamo che ho incentrato questo circuito Tabata soprattutto sulle gambe e vi giuro che oggi che sto registrando questo voiceover ho ancora, dopo 2 giorni, le gambe a pezzi. Poi passo al quarto esercizio, che io chiamo 3 jump squats, che consiste in 3 balzi in squat, stretto, medio e sumo, e io faccio anche il balzello in mezzo per sentirlo davvero nell'interno coscio, comunque nei glutei. Poi passo al bridge, al ponte, poggiando i piedi sullo step. Vi giuro che sembra un esercizio del cavolo, ma ho l'interno coscia che mi fa un male quando mi siedo, atroce, e penso che sia anche per questo esercizio.
Non fatelo veloce, fatelo molto lento e concentratevi sul movimento. Come ultimo esercizio passo agli affondi alternati, saltati. Come avete notato, questo è un allenamento molto incentrato sulle gambe, come ho detto prima, ma soprattutto allenamento cardio. Io sinceramente preferisco questo tipo di allenamento, Tabata o comunque alta intensità, rispetto a correre sul tapirulan, perché non solo fai un allenamento total body, perché sì, è incentrato sulle gambe, ma comunque c'è tutto il corpo che lavora, gli addominali per tenere l'equilibrio, ma soprattutto mentre fai cardio, mentre sudi, mentre fai salire il tuo battito cardiaco, che è quello il motivo per cui uno dovrebbe fare cardio, lavori anche sulle fasce muscolari, sui muscoli. Io sento che con il tapirulan vado soltanto a sfiancarmi, mentre con questi tipi di allenamento cardio non solo mi sfianco, ma allo stesso tempo lavoro sui muscoli. Io ad esempio, se dovessi paragonare mezz'ora sul tapirulan o mezz'ora di questo tipo di esercizio, io sento molto di più l'effetto sui miei muscoli a livello proprio di affaticamento muscolare dopo un allenamento Tabata. Chiedo scusa se la luce e le definizioni di questo video non sono al massimo, ma mi sono dovuta chiudere nella saletta dei corsi e lì la luce non è assolutamente il massimo, in realtà come nel resto della McFit, se non avete notato è molto buia e sinceramente questa cosa è l'unica cosa che non mi piace perché i video non mi vengono bene. Spero che questo workout vi sia piaciuto, ditemelo se lo provate perché è davvero davvero distruttivo. Da. Ma poi in realtà te fa male, cioè a me è vero. L'argomento di questo video in realtà, come avrete detto dal titolo, è tutt'altro rispetto a quello che mangi in un giorno e voglio adesso parlarne. Allora, ho letto sotto alcuni dei miei ultimi video dei commenti che mi hanno fatto un po' riflettere. Ad esempio, sotto il video dove vi dico come gestisco tutto tra università, studio, palestra e vita sociale, ho ricevuto commenti che mi dicevano: sì, vabbè, ma tu fai soltanto queste tre cose, pensa io che devo fare questo, ho tre figli, devo gestirmi la casa, un marito, di qua e di là, devo andare in palestra, devo scalare le montagne e tornare indietro una giornata. Oppure sotto il video della mia università ho ricevuto commenti del tipo: questo è il tuo metodo di studio perché frequenti queste materie che sono soltanto descrittive, chissà come faresti se avessi diritto, se avessi mattoni da 1000 pagine, eccetera. Qui io sto notando un trend che potrei chiamare anche il trend del vittimismo, ma è più un trend del tipo voler essere uno migliore dell'altro. Cioè, io non ho mai detto che sono la più brava o la migliore perché mi gestisco tra le tre cose che faccio. Anzi, io con i miei video mostro soltanto quello che faccio. Poi che chiami un video, gestisco tutto, faccio tutto, sì, è vero, lo faccio. Non sarà chissà che cosa, ma per me che sono una studentessa che vive da sola, che deve gestirsi una casa e un gatto e deve studiare, fare gli esami e adesso anche il lavoro lì a Milano tra Adidas e tutto, per me è pesante, quindi non mi sto ponendo su un piano diverso o superiore rispetto agli altri, a voi, sto soltanto dicendo com'è la mia realtà. E lo stesso discorso vale per l'università. Io non ho mai detto che il mio metodo di studio è il migliore, che quello che ho detto e quello che ho fatto io, il mio percorso, è l'unica strada. Io ho soltanto esposto e spiegato a voi cosa ho fatto, come l'ho fatto, come studio. Me l'avete chiesto in tantissimi e io vi ho risposto. È ovvio che si applica alle materie che studio io. È ovvio che se io avessi un libro da 1000 pagine, che non ho, mi dispiace, non ce l'ho, non studierei magari in quel modo. Quindi quando guardate i miei video, comunque ascoltate le mie parole, state uno a capire quello che potete prendere, quello che potete lasciare dai miei consigli, da quello che vi dico, e due anche a filtrarlo. Cioè è ovvio che se voi pensate di aver capito subito alla fine delle superiori il vostro percorso, fatelo, seguitelo. Io vi ho soltanto detto che, basato sulla mia esperienza, il mio consiglio è prima una triennale generale e poi una specialistica. Ma lo so che c'è ingegneria che è su 5 anni, architettura che è su 5 anni, medicina che è su 10.000 anni. Lo so, va bene, ma io vi ho parlato di economia, perché se no sarei un onnipotente, un onnipresente, avrei fatto un discorso da 50 minuti, ma non sarebbe nemmeno stato adeguato perché io ho fatto economia. Il problema però è che
spesso vedo persone che cercano un po' di porsi loro su un altro livello, cioè non è una gara chi ce l'ha più lungo, non è una gara chi è il migliore dell'altro. Io metto questi video sul mio canale in cui vi parlo della mia vita, di tutto, per poter paragonare i vostri pensieri, le vostre opinioni, la vostra vita a quella di un'altra persona. Non faccio né di più né di meno, non sono un guru, non sono nessuno, e quindi mi dispiace quando uno vengo sminuita per le poche cose che faccio o per quel poco che studio, perché c'è gente che sente il bisogno di dover dire io faccio di più e sono migliore. Bravi! Se questo vi aggrada, ma io non lo dico tanto verso di me, questo è un discorso che vorrei che poi espandeste anche agli altri. Io ho vissuto a Padova e lì ho incontrato troppe persone che cercavano sempre di paragonarsi. Cioè, se gli dicevo, ah guarda, io ho preso 25 a questo esame, vabbè, io ho preso 29, sono più bravo io. Va bene. No, ok. Oppure anche, ehi guarda che bicipite che mi è venuto. E un ragazzo, un mio amico, mi rispondeva, sì ma è più grosso il mio. Sì, ovvio. Cioè, non capisco perché tante persone hanno bisogno di questo paragone, o comunque mettersi in paragone per sentirsi migliori. Non mi commentate, è tutta invidia, è tutta gelosia. No, non penso che sia questo, non assolutamente. Penso che sia proprio il carattere o comunque la forma di difesa delle persone, di alcune persone, che cercano di attaccare gli altri o comunque sminuire gli altri per sentirsi migliore. E allora il mio consiglio è, non lo fate, cioè non ha senso distruggere gli altri per stare meglio con se stessi. Cercate di stare meglio con voi stessi in ogni caso, indipendentemente da quello che fanno gli altri. Penso di aver detto tutto, mi sono sfogata, scusatemi. Ci tenevo a dirlo perché è davvero un trend che sto notando in tutti i miei video e non mi piace. Non mi piace. Siate più positivi, siate più propositivi, aiutate gli altri, date la vostra esperienza, non paragonatevi, ma soprattutto non sminuiteli. Grazie per l'attenzione, spero che questo video vi sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo video, ciao!